Stiamo parlando di creare un sogno consapevole che si manifesterà e funzionerà. Se lo costruisci nella tua mente diventa miracolosa. Questo è Tantra. Ci sono situazioni in cui pianteranno un seme, i tantrici. Lo fanno crescere proprio lì e dare frutti nel giro di un'ora o due. Ci sono due dimensioni della vita umana. Una è l'essere umano dovrebbe semplicemente essere. E ovviamente c'è il fare umano. Un essere umano vuole fare. Se vuoi fare qualcosa nel mondo, più grande e più vivido è il tuo sogno, meglio è. Se hai un sogno debole, ogni giorno continua a cambiare, allora non si manifesterà. Quindi, quando vuoi l'azione, hai bisogno di un sogno. Hai sentito quel famoso discorso? Sì, ho un sogno. E ha fatto grandi cose. Ha cambiato tutta la nazione. Ha cambiato una cultura completamente, solo perché qualcuno ha un sogno. Quindi, quando si tratta di azione, nel mondo, hai bisogno di un sogno, altrimenti come? Ma non è necessario che tutti abbiano un sogno. Se tutti hanno i propri sogni privati, diventano fantasie e andrà da un'altra parte. Un uomo che è consapevole deve generare un sogno. Vuoi che completi il sogno o ti sei svegliato? Questo accade ai sogni, non è così? Quando stai dormendo, qualcuno arriva e... fine del sogno. Ora, non parliamo di quei sogni. Quei sogni sono solo una ripetizione esagerata di così tante cose inappagate dentro di te. La maggior parte dei sogni che la gente attraversa di notte sono solo realtà inappagate che troveranno ogni tipo di espressioni strane. Sono semplicemente pensieri a caso che vanno la maggior parte del tempo. Ci sono quattro diversi tipi di sogno, ma una gran parte del sogno è solo desiderio inappagato. Non stiamo parlando di quel tipo di sogno. Stiamo parlando di creare un sogno consapevole che si manifesterà e funzionerà. La Devi in realtà è un sogno. L'ho inventata, ma è reale e funziona. C'è una cultura nel mondo che in qualche modo lo ha capito bene. In India l'espressione è troppo sofisticata perché la gente la capisca, ma un'espressione semplice è stata trovata dagli aborigeni in Australia. Essi si riferiscono al mondo e alla creazione del mondo come il tempo del sogno. Dio l'ha sognato. Non è reale. Anche ora Dio sta seduto e sta sognando tutto questo. Che tutti voi siete seduti qui. È un sogno, non è reale. È una perfetta descrizione della creazione. Molto semplice, ma perfetta. Questo è ciò che qui abbiamo detto essere Maya. Questo è ciò che la fisica moderna sta cercando di dirti, che l'esistenza è relativa. È relativa al tuo sogno. Non tu come persona, ma tu come essere. È vero. Quindi, se un essere crea una forma, un sogno è una forma di per sé. Se crea una forma, essa si manifesterà. Certamente deve essere supportata un po', ma una volta che è supportata, si manifesterà sempre. Tutta la dimensione del Tantra è proprio questo. Nell'Occidente, la parola Tantra significa... Alcuni stupidi hanno scritto dei libri dicendo che Tantra significa promiscuità sfrenata, ok? No, Tantra significa tecnologia. La tecnologia del creare. Il Tantra necessita di un'immaginazione molto vivida.
È così. Puoi provarlo. Puoi passarci del tempo. Non raccogliere niente. Vai a sederti vicino a un albero o un filo d'erba. Costruisci vividamente la memoria di questo filo d'erba al 100% nella tua mente. Ci vuole tanto lavoro, credimi. Per tutta la mia infanzia me ne stavo seduto lì, costruendo la memoria di piccole cose nella mia mente. E una cosa, se riesci a farla, ti dirò, la memoria di questo mignolo, se la costruisci nella tua mente diventa miracolosa. Quando dico la memoria, ci sono così tante caratteristiche in questo mignolo. Se vai di micromillimetro in micromillimetro, osservi ogni pezzetto e costruisci quella memoria nella tua mente diventa una possibilità esplosiva. Ora, se vuoi, puoi far sì che un mignolo spunti dall'erba. Questo è tantra. Ci sono state situazioni in cui essi pianteranno un seme. Un seme di mango viene piantato. I tantrici lo fanno crescere proprio lì e dare frutti entro un'ora o due. Perché è un sogno. L'albero è comunque un sogno. Il tuo corpo è comunque un sogno. L'universo è comunque un sogno. Ad un livello è un sogno. È relativo. Quindi questo è ciò che abbiamo definito Maya. Maya non significa che non esiste. Sogno non significa che non esiste. Non è come tu pensi che sia. Il modo in cui percepisci tramite i tuoi 5 organi di senso non è così. La sua natura è diversa. Quindi, quando parlo di cose diverse, posso dire cose diverse, ma non sono diverse. Siccome lo stai guardando con un intelletto discriminante, ti sembrano diverse. Al momento sei seduto lì per terra. Puoi pensare, sono seduto qui. La terra pensa che sei semplicemente un pezzettino di se stessa. Chi avrà ragione un giorno? Al momento possiamo dire, no, non è vero. Posso alzarmi, posso camminare, posso correre, posso saltare. Ma un giorno, quando ti riassorbirà, la terra riderà di te. Quindi è meglio che stasera tu ti sieda e osservi queste tre cose. Alla fine della giornata siediti sul letto e ripensa all'intera giornata. Dal mattino, quando ti sei alzato, in che modo sei andato in giro. Vedrai, il 90% del tempo sei piuttosto stupido. Sono generoso con la percentuale, credimi. Se ti viene dato un po' di lavoro, se ti viene data un po' di responsabilità, improvvisamente sei diventato così importante. Sei diventato più grande dell'universo, improvvisamente. Quante volte ti sei esteso oltre la dimensione dell'universo? Se lo osservi, vedrai, la maggior parte del tempo è gonfiato. Quante volte sei diventato immortale? Cioè non sei consapevole della tua mortalità. Semplicemente, e quante volte sei andato in giro, guardando la gente e le cose intorno a te, senza alcun senso di coinvolgimento? Fai attenzione a queste tre cose. Vedrai, dovrai ridere tutta la notte. Non iniziare a piangere. Impara a ridere della tua stupidità. Vedrai. Tutte le sciocchezze che ti porti dietro si trasformeranno in concime molto velocemente. E il concime è buono per la crescita, sai? Sì. Ogni giorno fai questo. Diventerai saggio, credimi. Molto saggio. E io ho bisogno di persone sagge. Le sto cercando. Ci sono tante cose da fare. Nessuna saggezza interiore. Facciamole crescere.